Siete dei bugiardi. Perché non avete detto la verità? Perché sapevamo che se te lo avessimo detto non avreste capito. Dov'è Maritza? Non c'è, aveva delle cose da fare. Ah, mi ha chiesto di parlare a nome di entrambe. E la nostra decisione è no. Non canteremo al Gran Rex. Ma sei pazza? Non possiamo perdere questa opportunità. Io non sono un burattino di Sabrina come te. Ormai è tutto organizzato, non possiamo più annullarlo. Ma devi pensarci prima di lasciarci fuori. Senti, calmiamoci un momento, siediti per favore. Ascoltami bene, Mia, è vero, abbiamo fatto male a mentirvi. Ah, bene, meno male, finalmente qualcuno che riconosce di aver sbagliato. Lo so, abbiamo sbagliato. Molto bene. Ti prometto che ogni decisione la prenderemo insieme d'ora in poi. Però, per favore, devi cantare. No, non voglio. Ascolta, qui ci sono molte cose in gioco, ok? Il futuro della band e tutti i soldi che ci possiamo guadagnare. Capisco che a te interessino i soldi perché non ne hai, ma io invece ce li ho e se vuoi farli io non ti aiuterò. Mia! Mia, torna qui, non abbiamo ancora finito, calmati. Mia! Cos'hai? Stai bene? Ora mi passa. Manuel! 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 Manuel, che succede? Calmati un attimo, Manuel! Manuel, ehi, Manuel! Dove sono? Che mi è successo? Non lo so, Manuel. Sei svenuto. Sì, ora va meglio. Sto bene. Bisogna portarlo in infermeria. Portiamolo in infermeria. Lasciami pace, sto bene, ve l'ho già detto. No, tu non stai bene per niente. Piano. Andiamo in infermeria. No. Lasciatemi in pace, ok? Non ho mangiato niente, ho avuto un calo di pressione, tutto qua. Devi farti visitare, non puoi andartene così. Adesso mangio qualcosa e starò meglio, lasciatemi in pace. Il bello è stato che a molti ragazzi hai aperto la mente, cioè sei stata davvero grandiosa. Sono contenta. Meglio così, no? Ma sei andata via senza salutarmi. Beh, vedi, a questo punto ho capito che non ti interessa che io ti saluti o no. Però io ti volevo vedere. E perché? Beh, ecco, per dirti che mi è piaciuto quello che hai fatto, è stato molto intelligente. Ma no, non si tratta di intelligenza. Si tratta solo di aver avuto un po' di esperienza, di aver vissuto un po' di più, nient'altro. Davvero hai avuto un'infanzia molto difficile, mamma? E tu come l'hai saputo? Me l'ha raccontato Miki. Perché non mi hai mai detto niente? Perché non volevo avvelenarti la vita con un passato di cui non importa a nessuno. A me invece importa. Perché è stata difficile, dimmi. Non ho mai avuto una famiglia normale. Mia madre non si è mai sposata ed è stata la terza amante di mio padre. È per questo che non parli mai di lei? No, no. Non per questo. Il fatto è che tua nonna non mi ha mai accettata. Io ero l'esempio vivente del suo fallimento. E mi usava per sfogare la sua insicurezza. E tu non ti difendevi? Sì. Cercavo sempre di comportarmi bene. Desideravo la sua approvazione e il suo affetto, ma per lei non era mai abbastanza. Così un giorno mi chiese di andarmene di casa. Davvero? E quanti anni avevi? Avevo 15 anni. Questo fu il mio regalo di compleanno. Ma adesso che sono madre e che ho commesso tanti errori, capisco che anche lei ha fatto quello che ha potuto. Non fare certi paragoni, tu non hai niente a che vedere con lei. No, invece abbiamo tante cose in comune. Non ti ho mai potuto dare una famiglia. E perciò ti ho persa. Così come lei ha perso me. Sonia? Uh-huh. Ricordati che hai un appuntamento importante. Grazie, a Barra Grazie, Id, sì, me lo ricordo, vado. Ne riparliamo un'altra volta, ok? Ti chiamo un taxi per tornare a scuola? Sì.
Se vuoi, puoi aspettarla. Non credo che ci metterà molto. Non lo so, decidi tu. Sì, l'aspetto, va bene. Non ti puoi lamentare, tuo padre ha appoggiato la riunione. Chissà, forse sta cambiando. Belly, ehi, ho trovato questa nella cassetta della posta. Di sicuro è di Agustina che vuole fare pace con te. Quando mi ha detto che avrebbe appoggiato anche la denuncia degli ex allievi, ho pensato, ma quello è davvero mio padre. Beh, anche Rocco ha stentato a crederci. E Octavio? Te lo immagini? Già, mi ha chiesto scusa. Oh, no. Ehi, ma che ti prende? Ah! No, questo è troppo anche per me. Dammela. Però. Fa vedere. Aspetta. L'ha scritta lei? È Agustina che te l'ha scritta. Sì. Eh no. Non ci posso credere. Incredibile. Fammi finire. No, Laura, no, non piangevo per Marcos. No, anzi, sono contenta che stiate insieme. Meno male. Sì. E allora perché piangevi? Per Blas. Ancora per lui, Luan. Posso aiutarti in qualche modo? No, grazie. C'è già Maritza che mi sta dando una mano a risolvere il problema, perciò... Bene, per qualsiasi cosa. Sì, mi hanno detto che mi cercavi. Sì, Lola, siediti un attimo. Allora vi lascio sole. Grazie, ciao. Laura. Che succede? Hai trovato qualcosa su tua madre? Sì. Sì, adesso almeno so dove vive. Dove? A Jujuy. E pensi di andare a trovarla? Non so, ti giuro che non lo so. La sua amica mi ha anche dato l'indirizzo. Lola, cosa? Potresti scriverle. Per ora non serve che tu le dica chi sei. Sì, può essere un'idea, ci penserò. Ma tu perché mi cercavi? Senti, vorrei che mi prestassi tua madre. Che? Ma dai, Lida, non essere così infantile. Lo so che è arrivato Franco, che sorpresa è? Ha voluto aspettarti. Vuoi che la svegli? No. Oh no, lasciala stare. Mi è sempre piaciuto guardarla mentre dormiva. Che bella. Non ti sembra un angioletto? Oh, la mia piccolina. È la mia immagine preferita. Ti brillano di nuovo gli occhi quando vedi Maritza, eh? Amore, ho qui il catalogo. Scusa, non me ne ero accorto, scusa. C'è mia figlia. Che carina, ha voluto aspettarmi. Non ci posso credere. Sì. Preferisci stare con lei? Sì, sai, è da tanto tempo che non la vedevo qui in casa. Ah, non ti preoccupare, vado dall'architetto e poi ti racconto. Grazie per la comprensione. Attento, potrebbe svegliarsi. Va bene, d'accordo. Sta con me. Come va? Non te l'aspettavi questa sorpresa, eh? Ciao, amore mio, dai, siediti, altrimenti si fredda il tè. Che bella sorpresa. Come hai dormito? Bene. No, praticamente non ho dormito. Ho pensato per tutta la notte. E perché? Sei pentito per caso? No. Però... tu hai raccontato a qualcuno che... Sì, insomma, ecco, di noi due. No. Ah, bene. Cioè, veramente volevo raccontarlo a me e Feli, ma stanno piuttosto male tutte e due. Così ho pensato che forse non era il momento di... Sì, ecco, non mi andava molto di farmi vedere tanto felice, capisci? Certo, sì. È davvero per questo oppure magari è perché ti vergogni un po' dopo tutto quello che mi è successo? No. Insomma, hai capito? Non è per questo, sul serio. Se c'è una cosa di cui sono sicura è che non mi importa di quello che pensa la gente, davvero. Però senti, non raccontarlo, insomma, non dire niente a nessuno. No, ecco, non dire niente perché magari ti prendono in giro e io non voglio che lo facciano per colpa mia. Dimmi perché. No, perché così potremmo fare quello che vogliamo senza che nessuno si intrometta. Mangia il pane tostato, dai. Per favore non mi passi nessuna telefonata e non voglio vedere anima viva. Aspetti. Cosa? C'è già qualcuno nel ufficio? No, non mi dica che c'è qualche studente che mi sta aspettando. No, veramente no, c'è Dracula, cioè... Chi?
Bustamante. Ma perché non me l'ha detto subito, insomma? Donoff, è un'ora che l'aspetto. Che fine sì, ha fatto? Scusi, stavo controllando l'entrata degli studenti. Va bene, non importa, abbiamo molto da fare. Sì, venga, avanti. Venga di qua. Venga. Sì. Il che? Mi porti il dossier di Andrade, per favore. Ah, sì, la cerco subito. Sì. Scusi, signore, ma perché le serve il dossier di Andrade? Ma si ricorda che abbiamo parlato? Ah, ma certo che mi ricordo, anzi ci penso da diversi giorni e ho anche preso una decisione per separare Pablo da Andrade. Ho deciso di nominare Andrade assistente del primo anno e di togliergli la nomina del quarto, eh? Modestamente ho una certa cultura politica. Lei ha il cervello atrofizzato, non ha capito niente. Dice, Andrade non verrà tolto dal quarto anno. Ah no? Lo cacceremo dalla scuola. Per questo ho chiesto il dossier. Che ore sono? Non ti preoccupare, tesoro. Ho avvisato la scuola che andrai un po' più tardi. Mi sono addormentata. Sì, hai dormito per circa 10 ore. E mi è piaciuto che tu sia rimasta qui. Hilda mi ha detto che mi hai aspettata. Sì, perché sei andata via in fretta e non ho potuto dirti quello che volevo dirti. Va bene. Ti ascolto. Quando mi hai confessato che Martin era mio padre? Beh, ecco, ho provato molta rabbia, molto astio. Ti ho odiata. Ti ho odiata perché non mi avevi detto la verità. Per tanto tempo mi hai privata del diritto di avere un padre. Sì, hai ragione, ma vedi, anch'io... Anch'io lo avevo scoperto da poco e... Lo so, avrei dovuto dirtelo subito, ma... E perché ma... non l'hai fatto? Beh, ecco, perché... Perché avevo sempre vissuto sola con te e avevo paura di perderti. Non volevo che qualcuno si mettesse tra di noi. Sei stata egoista. E oltre questo? Oltre questo... Temevo che ti facesse soffrire. Ma poi ho capito che Martin... Era ancora quel bravo uomo che conoscevo. Sì. È tanto buono, È il più buono. Lui è il migliore. Vedo che hai imparato ad amarlo. Sì. Gli voglio tanto, tanto bene. Allora non ho sbagliato, visto che ho scelto un buon padre per te. Invece hai sbagliato. Mi hai dipinto un mondo perfetto che non esiste. Sei stata una sorella, non una madre. Sei sempre stata impeccabile. E io non ho mai potuto competere con te. E va bene, d'accordo, allora ho sbagliato tutto, è questo che sei venuto a dirmi. Scusa, ma stavo ancora parlando io. Beh, invece non ho sbagliato tutto, altrimenti tu non saresti quello che sei. E perché? Come sono? Sei una ragazza molto speciale, integra. E quel senso di ribellione che hai dentro, io lo ammiro. E lo ammiro perché so che ti servirà nella vita. E non ho sbagliato tutto, altrimenti tu non saresti la persona più bella che abbia mai conosciuto in vita mia, lo capisci? Ma lo vedi come sei? Cambi discorso e sono non mi lasci mai parlare. Sono stanca di prendermi tutte le colpe! E tu questo non lo meriti, sì, lo so. Cosa? Ho sentito bene? Sì, anche se sei vecchia non sei ancora diventata sorda. È questo che volevi dire? E anche che non so come finirà. Lo strano trio che formiamo tu, Martin e io. Ma adesso mi sembra di avere una famiglia. E ne voglio approfittare. E tu? Tu sei la persona che amo di più al mondo. I genitori non sono perfetti. Fanno tanti sbagli. Pretendono di sapere quello che è meglio per noi. Ma se non capiscono quello che diciamo, come possono capire quello che ci succede?
Qualcuno dovrebbe spiegare loro che devono insegnarci a ridere e non a ridere di noi. Che abbiamo bisogno sia di libertà che di limiti. Certo, nessuno li ha istruiti per essere genitori. Loro fanno quello che possono. E che ci piaccia o no, saranno gli unici che ci ameranno incondizionatamente. No, i genitori non sono perfetti. E tantomeno sono gli unici colpevoli di tutto quello che ci succede. Forse crescere è accettarli. E rendersi conto che essere felici o infelici non dipende da loro, ma soltanto da noi stessi. Direi di cominciare la lezione. Prendete posto, scusa, per favore. Scusa il ritardo. Non ti preoccupare, non abbiamo ancora cominciato. Maritza, com'è andata? Bene. Perfetto, sono contento. Continua così. Perché non parliamo di quello che è successo ieri? Sì, dai, buona idea. Non ho nessun tipo di problema, ma facciamo così. Parliamone a ricreazione, eh? Che ne dite? No, per favore. Allora lo faremo in un altro momento. No, aspettate, vorrei prima dire una cosa. Tutto il tempo che perdiamo adesso lo recuperiamo a ricreazione, non c'è problema. No, non è una scusa per perdere tempo. Vorrei condividere una cosa con i miei compagni. E che cosa vuoi condividere? Dai, vieni. Rocco e io siamo fidanzati. Che bello, bravi. Silenzio. Mi fa piacere per voi, ragazzi. Ma adesso possiamo cominciare la lezione? Ti avevo chiesto di... Permesso, che sta succedendo, Andrade? Miki? È arrivato il dottor Bustamante e ha richiesto i suoi documenti. Bustamante? E perché ha chiesto i miei documenti? Non ne ho idea, non lo so. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Salutate il dottor Bustamante. Ragazzi, buongiorno. Monica, vedo che non è alla sua scrivania, perché? Dottor Bustamante, io sono la segretaria della scuola e uno dei miei compiti è portare i registri di classe nelle aule. Ecco, registro di classe, come questo. Questa qui? Da Rocco per Guido. Per me, è la mia. Mi permetta, dottor Bustamante. In realtà quella lettera era su una scrivania accanto al registro e sono stato io a metterla lì per evitare che si distraesse in classe. Guido, per favore, non leggere la corrispondenza in classe. Va bene, scusate. Mi scusi, dottor Bustamante. Che cosa posso fare per lei? Ho una novità importante, vorrei riferirvela personalmente. Non sai quanto sono felice. Era da tanto che desideravo parlare con mia figlia. Non ci credo. Ah no, amore, mi sembra un po' prematuro. E mi ha detto che le avresti parlato. Non continuiamo a girarci intorno. Amore, andrò a trovarla. Sei sicura che lo farai? È una cosa che hai già detto. Te lo giuro, non voglio nascondere più niente. Non vorrei che avesse una reazione come quella di Mia. Ti ho raccontato cosa ha detto. Che ti ha detto? Che ha già avuto una storia con una donna che non apparteneva al nostro ambiente e che ne aveva pagato le conseguenze. Certo, adesso capisco perché l'ha presa male. Sì, ovvio, l'ha associata a sua madre. Sì, e tu che cosa l'hai capisco, detto? Che però io, e? Io voglio stare con te, che le piaccia o no. Allora forse è meglio che le parli io e che cerchi di farla ragionare. Sì, no? Ma non sarà facile come aver parlato oggi con Maritza. Dobbiamo almeno tentare, non sei d'accordo? Felicità. Tentiamo. Beh, parliamo d'altro, cambiamo argomento. Allora, com'è andata con l'architetto alla casa? Dai, racconta. È un genio, un vero genio. Sì? Sapessi che cosa mi ha fatto vedere. Incredibile, non puoi farlo vedere anche a me. Ma no, è una sorpresa. Non cominciare, dai. È una sorpresa. Sorpresa? Almeno dimmi di che stile stiamo parlando. Uno stile a sorpresa. No. Rassegnati. Non ci provare. Ho usato le mie conoscenze, messe in moto i miei avvocati, quindi adesso sono in grado di annunciarvi che... Beh, vi leggo i nomi. Damian Martinez Possi, Germán Marino e Leonardo Nielsen sono stati arrestati. Bene, bene, non proprio sicuramente. Saranno affidate ai servizi sociali o roba del genere. Andiamo. È ovvio che tutto il merito va al vostro compagno. Come ti chiami tu? Rocco. Rocco, il merito è di Rocco, che asporto subito denuncia. Bravo, grande. Professor Andrade, il carissimo professor Andrade, che ha affrontato questo problema infischiandosene di tutti quelli che tentavano di persuaderlo. Grande! Le lascio continuare la lezione, professore. Grazie ancora infinite. Congratulazioni, ragazzi. Bene. Ragazzi, adesso basta con i festeggiamenti. Cominciamo. Sei l'eroe del momento. Ecco perché il mio vecchio ha chiesto il tuo dossier. Forse, per raggiungerti una nota di merito, è chiaro. Deve essere per questo. Sì, grazie. Beh, cominciamo, per favore. Dai. Grazie, Miki, grazie. Adesso, per favore, lasciami fare lezione, ti dispiace? Sì, siamo già in ritardo, grazie. Ragazzi, cominciamo? Devo cercare Agostina, non puoi neanche immaginare. Leggi, per favore, leggi, devo andare a cercarla, capisci?
Devo cercarla e subito anche. Lo capisci o no? E avanti. Sì, capisco, ma adesso c'è lezione. Ricreazione. No. Sembra soltanto la campanella, Finisce sempre così. Sì, sì, sì. Ma perché se n'è andata? Ah. Va bene, grazie. Ciao, ci sentiamo. Allora, che ti ha detto? Mi ha dato tutti i dati di mia madre. E mi ha detto che è molto malata. Come malata? Cioè, che cos'ha? Non lo so, non l'ha detto. Ma se fosse morta... Ma dai, Lola, perché pensi questo? Luan! Ecco, ho scritto tutti i dati di Mary per la biografia che devi presentare. Spero che servano. Grazie. Lola, che succede? Non so, mi è venuto un dubbio. Perché l'amica di Mary mi ha detto che... che lei è molto malata. E? Se fosse già morta. Lola, te l'ho già detto. Per toglierti questo dubbio, scrivile una lettera. Hai anche il suo indirizzo adesso. Vieni qua. Allora, vi siete dichiarati? Sì, più o meno. Come più o meno? Sei stata tu o lui a prendere l'iniziativa? Beh, ecco, l'ho fatto io. Lui è troppo timido. Sei un genio, amico. Genio, non ha autostima. È il ragazzo che deve farsi avanti. Lalo, hai un'aspirina, per favore. Ho un mal di testa. Hai di nuovo mal di testa? Ho avuto un altro calo di pressione. Ma che cosa, Manuel? Perché? Ma non lo so. Ieri è svenuto. Oggi gli fa male la testa. E a te cosa importa che è a Manuel, mia? Per la band, sì, mi importa, come no, non per la band. Mia, scusa, ma un attimo. Ciao, ragazze. Potresti essere sì, un po' sì, meno scusa, aggressiva. Ma ieri mi hai detto che dovevi parlarmi, mi hai detto che dovevi raccontarmi una cosa, poi invece non mi hai detto niente e adesso sono troppo curiosa di sapere non che cos'era. Non sa niente per il momento e non lo deve sapere da nessuno, tranne che da Sonia o da me. E ti volevo dire... Dai, Mia, che mi volevi dire? Che ho parlato col mio parrucchiere. Sì. Ecco, sì, ho parlato col mio parrucchiere e gli ho detto del problema che hai con i capelli, che vuoi cambiare colore. Ricordi di avermelo detto? Gli ho riferito il tuo problema e lui mi ha risposto che... Hai parlato con quella faccia. Vieni con me. Ehi! Sì, abbiamo parlato e Diego è tanto carino. State insieme? Non lo so! Augustina, lasciaci soli, voglio parlare con Pilar. No, scusa, ti senti male? Che succede? Non sono affari tuoi, te ne vai. Tomas, trattala sì, bene. Sì, infatti, trattami bene. Vai. Ciao, sì, Pilar, bene, ci vediamo dopo. Mamma mia. Perché la tratti così? Pilar, non voglio che frequenti quella lì. Che c'è? Ti ha mandato non Guido? Non mi ha mandato nessuno, l'ho deciso da solo, chiaro. Non mi piace, è una poco di buono. No, Tomas, che dici? Agustina è una che fa ancora tutto quello che le dice suo padre, è una ragazzina. Una ragazzina, è quello che fa credere, ma è tutt'altro che ingenua, credimi. No, scusa, Tomas, ma continua dai, che continua a ridere, ma io non voglio mente. Vederti in giro con lei, sono stato chiaro? Ah, davvero? Se io devo sopportare quegli idioti dei tuoi amici, tu devi sopportare Agustina, ok? Ah, sono davvero contenta che ti stai avvicinando a tua madre. Luan, mi stai soffocando! Mi devi Lasciami. Raccontare tutto. Cos'è quel foglietto? Ah, sono tutte le informazioni sulla mamma. Scriviamo questa biografia, allora? No, Blas non ci crederà mai. Perché? Perché queste informazioni non hanno nulla a che fare con mia madre. La mamma di Lola era una donna umile e la mia era una benestante. Beh, allora possiamo dire che Farah ha sbagliato e che tua madre era una persona molto umile, punto e basta. Veramente? Ci puoi scommettere. Bless vuole solo darti fastidio. Non importa se tua madre era ricca o povera. Diamogli la biografia e ti lascerà in pace. Vedrai. Sì, sì, tu continua pure. Voglio che finiscano il più presto possibile. Sei sicuro che non vuoi consultarmi? No, al contrario. Preferisco farle una sorpresa. Per favore, sbrigati. Ok, dai. Vado avanti. Ciao, a presto. Pronto? Ciao, papà. Ho chiamato per farti una domanda. Sì, amore mio. Che succede? Pensi che svenimenti e mal di testa molto frequenti potrebbero essere sintomi di qualche malattia? Quando sei svenuta, tesoro? Ti senti male? Ma perché non me l'hai detto? Aspetta, arrivo subito. Aspetta, papà. Non si tratta di me. E allora di che si tratta? Com'è possibile, signorina Monica, che nel fascicolo di Andrade non ci sia la fotocopia del certificato di abilitazione all'insegnamento? Ah, non lo chieda a me, è colpa dell'altra segretaria, è lei che non l'ha messo nel fascicolo. Per favore non mi ricordi Gloria, che mi manca di più ogni giorno, eh? Almeno ha chiamato l'istituto d'arte per sapere se si ricordano un ex allievo che si chiama Ottavio non Andrade. Non lo so, eh? Che cosa avrebbe fatto Gloria? Mi risponda! Sì, ho chiamato! E mi hanno detto che richiameranno appena troveranno il documento e magari lo manderanno via fax, eccolo qui. Pronto? Che brutto! È Marcel Dunoff che parla, sì. Preside dell'Elite Way, sì. Sì, aspettavamo la vostra telefonata, sì. Avete trovato la copia del certificato?
Come? Non è mai esistito uno studente di nome Octavio Andrade? L'avete cercato bene? No, non è possibile, non è possibile. Che cosa non è possibile, Donofrio? Che cosa stava dicendo? Con chi stavo parlando? Mi spieghi che sta succedendo? Senta, non si agiti, adesso le spiego tutto, prego, si metta comodo e... La smetta con quella lampada e ci porti due caffè, uno per il dottor Bustamante e uno per... Grazie. Uno con dolcificante e uno con... Sì! Vada. Come lei mi aveva chiesto di fare, ho svolto qualche indagine sul passato del professor Andrade chiamando l'istituto d'arte indicato nel momento dell'assunzione. Che hanno detto all'istituto d'arte? Che hanno detto? Sentiamo. Che non hanno mai avuto uno studente di nome Octavio Andrade. Vuol dire che Andrade non ha mai avuto l'abilitazione all'insegnamento? Mai! Questo significa che sta esercitando la sua professione in modo illegale. Illegale? Le giuro però che non sapevo, caro dottore. Io pensavo che fosse un errore della segretaria che c'era prima. Ma non ha nessuna importanza. Non si rende conto che adesso io ho un motivo valido per licenziarlo? O meglio, il motivo ce l'ha lei. Mi scusi, ma non ho capito tanto bene. Ce l'ha lei perché è lei che licenzierà Andrade. E perché io? Perché è il preside. Questo qui è l'ultimo modello. Spero che ti piaccia. Ne ho comprato uno per me e uno per te, papà. Ha comprato un cellulare. Non c'è... Oh, ma è l'ultimo modello, è stupendo! No, mi ha comprato un cellulare, sì, no, me l'ha regalato mio padre! Un telefono nuovo! No, ma che bello! Che bello! Sì, molto. Tuo padre mi ha molto sorpreso, non avrei mai immaginato che mi appoggiasse come sta facendo. Neanch'io, mi aveva accennato qualcosa, però non ti ho detto niente perché volevo prima esserne sicuro. Bene. Mi ha regalato un cellulare. Hai visto che si possono cambiare le cose che non ci piacciono? Dobbiamo credere nel cambiamento e lottare per quello che vogliamo. Sì, hai ragione. Bene. Hai ragione. A proposito, come vanno le cose con Maritza? Come sempre, male. Perché? Ce l'ha sempre con me. Sì, ma tu non ti devi arrendere, Pablo. Se la ami veramente, continua a combattere per lei, mi raccomando. Ciao, Martin. Ciao, Sonia. Ciao. Come va? Come stai? Cavolo. Io bene. Sta suonando, la linea è già attiva. Va bene, scusate, sì, vai tranquillo. Martin, pronto? Sono tanto bene. Felice. Non riesco ancora a credere di essermi riconciliata con la mia adorata bambina. Mi fa piacere, davvero, molto. Sei qui per vederla? Sì, ma prima vorrei parlare con Mia. Tu sai dove può essere? Penso che sia in giardino, c'è ricreazione. Sicuramente è lì. Bene, grazie. No, grazie a te. No, Consuelo, non c'è bisogno che vieni fin qui, perché domani passerò in ufficio e sistemerò tutto, capito? Ok, va bene, d'accordo. Se vuoi venire, vieni. Ciao. Ehi, Feli, hai deciso se andare alla festa di tua sorella? Non lo so. Mi ha telefonato mia madre dicendomi di uscire prima da scuola, ma ho inventato che ho una lezione di storia. Ah, quindi mi stai dicendo che non ci vai, hai deciso? Ti ho detto che non lo so, Mia. Se non lo so, non lo so. Perché non ascolti il consiglio di Miki? Perché non indossi il vestito che ti ha regalato? Se mia madre mi vede con quel vestito, non mi fa neanche entrare, figurati, è tutto rosso. Ciao, ciao, ragazzi. Sonia. Mia, possiamo parlare? Beh, io vado. Sonia, ciao. Poi devo chiederti una cosa, se hai un po' di tempo. Certo. A dopo, allora. Allora, che mi dici adesso? No, non lo so. Non posso credere che Agustina scriva certe cose. Ecco perché non voglio che la frequenti. Quella ragazzina, come la chiami tu, è pazza, ha una doppia personalità. No, sai una cosa, Tomas? L'unica lettera che ha scritto l'ha scritta a me per dirmi che mi ammirava e mi sembra impossibile che dica certe cose a Guido, capisci? E chi l'ha scritta allora? Non lo so. Non so chi è stato, ma non è stata lei. Senti, per esserne sicuri, basta chiederglielo. No, Pilar, aspetta! E così, ma che succede? Con l'aria da ragazzina di buona famiglia si nasconde una donna piena di passione. Di che stai parlando, Guido? Ah, quando fai l'innocentina mi fa impazzire. Vieni qua. Ma che fai? Non la toccare, togli le mani di dosso, hai capito? Ma che vuoi? Parli, andare a toccarla!
Ma vattene, vieni qui, bella. Avvicinati ancora a lei e sei finito. Ti rovino, hai capito? Vuoi? Tu che vuoi? Vedi di sparire. Ma dove, meno male che sei qui. Ho bisogno del tuo Che aiuto. Succede? Che ti Consuelo prende? Sta per venire qui, non voglio vederla. Io che ci posso aspetta fare? Aspetta all'ingresso e dille che non Pablo, ci sono grazie. Aspetta, anch'io una vita. Mia, per favore, non reagire così. Noi andavamo tanto d'accordo. Sì, andavamo, al passato. Hai ragione. Che cosa devo fare perché torni a fidarti di me? Senti, ti prometto che non succederà quello che e è successo con tua madre. E tu che cosa vuoi saperne? Beh, so che le cose tra lei e tuo padre non andavano bene. Smettila, Sonia, basta! Non voglio ascoltarti un minuto di più. Niente di quello che vuoi dirmi mi farà cambiare idea su te e mio padre, niente. Lo sai qual è il tuo problema, tesoro? È che tu non riesci a sopportare che tuo padre abbia bisogno di qualcun altro. E questo, mia cara, è il tipico egoismo di voi adolescenti. Ma è arrivata l'ora di crescere. Devi capire che oltre a essere tuo padre, Franco è un uomo con un cuore, dei sentimenti, lo capisci? Lo so, non c'è bisogno che tu me lo bene, dica. Bene, allora se lo sai dovrei accettare il nostro rapporto, che ti piaccia o no. Ho capito tutto. Di che cosa parli? Sei diventata mia amica solo per avvicinarti a mio padre. Ma dai, per favore, Mia, lo sai che non è così. Sonia, Franco e io ci siamo Sonia, conosciuti sono molto grande. Prima. Non mentire con me, menti con Maritza, non con me. No, non mento neanche a lei. Maritza ne è al corrente? No, non ancora. Credi che lo accetterà? Io spero di sì. Agustina, devo farti vedere una cosa. Che succede? Allora ci vediamo dopo. Okay. Che succede? L'hai scritta tu questa lettera? Ma che razza di schifezza, no? Visto che lei non c'entra... Non fare la finta tutta, l'hai scritta per riconquistare Guido. Volevo riconquistare Guido, ma non scriverei mai queste cose. Te l'ho detto, non è stata lei. E chi l'ha scritta? Allora lui pensa che sia stata tu. Allora è per questo che mi ha aggredita. Sentite ragazzi, se non accettiamo, perdiamo un'occasione unica. Senti, mia scusa, sei disposta a rinunciare a firmare autografi, a essere una star, ai servizi fotografici, al pubblico che impazzisce per te? No, no, è ovvio, ovvio che non vorrei mai rinunciare a tutto questo, però... Però? Però che? Però che, Mia? Ma che cosa? Ok ragazzi, e va bene. Va bene, accetto di cantare, ma ad una condizione. Quale? Quale? Che dopo il concerto cambiamo manager. No, perché Sabrina sta facendo un ottimo lavoro. Mi dispiace, ma se non si cambia, Maritza e io non cantiamo. Per giusto, me Maritza? Va bene, cambiamo manager, non è un problema. Cambiamo tutto quello che volete. Ovviamente dovremo cercare un manager che ci rappresenti bene, uno bravo. Va bene. Perfetto, quando iniziamo la ricerca? Siamo calmi, aspetta. Che facciamo se tuo padre lo scopre? Non è un problema, io sono affidato a mia madre, perciò posso fare quello che voglio. Significa che dovrei andare contro di lui? No, no, e comunque abbiamo un buon rapporto ultimamente. E poi magari è cambiato e non gli importa niente. E se gli importa? Non mi lascio certo sfuggire quest'occasione, perciò qualsiasi cosa succeda lo farò lo stesso. Beh, sembra che tuo padre non sia l'unico ad essere cambiato. Hai un secondo, per favore? No, adesso non posso. Non mi interessa, è una cosa urgente, andiamo. Non vedi che stiamo parlando? Prenderete dopo, adesso devi ascoltarmi. Sempre simpatico tuo padre. Perché non lo iscrivi a una gara di barzellette? Maritza, senti, mi chiami quando torna Manuele? Sì. No, aspetta, Mia! Lasciala stare. Ehi! Vuole stare da sola, ha qualche problema. Aspetta un attimo. Che c'è? Ho detto a Javier che tra noi non c'è niente. Ah, bene, grazie. È da tanto che noi due non combiniamo niente, che non facciamo le prove, insomma. Lo so. E che ne dici di farle adesso, ti va? Certo. Andiamo. Guido! Che c'è? Che hai? Ti stavo cercando. Sto facendo un favore a Puoi Pablo. Puoi farlo dopo, andiamo. No, devo dire a Consuelo che Pablo non può vederla. Solo un secondo, devo dirti una cosa. No, aspetta, aspetta. Ma muovi. Cosa... Andiamo! Ciao. Ciao. Come stai? Bene, senti, sto cercando Pablo, sai dove può essere? Sì, sì, lo so dov'è. Sì? Ti accompagno. Fantastico, grazie. Fue el final, nada quedó entre los dos. Solo el sol, nuestro sol, y el dolor, y ese adiós. Y te vas, y me voy. Y nadie dijo perdón. Lloras tú, lloro yo. Nuestro sol se apagó.
disturbo? Sì, sei stupido, non vedi che stiamo provando? Lo so, mi dispiace, scusate, ma c'è Consuelo che ti sta cercando, è qui fuori e sembra molto agitata, non so che dirle. Dille che Pablo è tutto suo. No, aspetta un attimo, Maritza, aspetta! Consuelo, accomodati, io vado da Maritza. Ciao, tesoro. Bene, sei stata veloce con la biografia di tua madre. Sì, purtroppo non ho potuto aggiungere una foto, ma ho scoperto tutto su di lei. E come hai fatto? Sono andata all'indirizzo che mi hai dato e lì ho trovato una sua amica. Abbiamo parlato e mi ha detto tutto. Beh, se non avessi bruciato i documenti di mio padre, potevo risparmiarti il viaggio. Che peccato, eh? Sì, ma quei documenti erano falsi. La donna che mi ha messa al mondo non era benestante. Lavorava per una famiglia benestante, è ben diverso. E che altro? Che altro? Beh, leggi il lavoro che mi hai assegnato, è tutto lì. Allora, vorrei sapere... che hai provato cercando tua madre? Niente. Niente. Se credevi che mi sarei emozionata avendo sue notizie, ti sbagliavi. Ciao. Ciao, Sol. Che cosa leggi? Un compito che avevo assegnato all'allieva Linares. E che cos'è? La biografia di una persona, ma dubito che questi dati siano corretti. E non c'è nessun modo per verificarli? Sì, certo, certo. Devo assicurarmi che abbia scritto la verità, no? Ma sai una cosa? Penso che potresti aiutarmi. Davvero vuoi che ci aiuti? Sì, sì, davvero. L'unica cosa che ti chiedo è... è tenere questa cosa per te. Sì, sì, sta tranquillo. Non lo dico a nessuno. E insomma, grazie mille per la tua fiducia, Blas. Di niente. Non puoi obbligarmi a vedere sì, un medico. Sì, che posso obbligarti a vedere un medico. Tranquillamente, perché sono il tuo tutore e ho il diritto di sapere che stai... Ma io sto bene. Non lo vedi che no, io sto bene? No, non vedo niente. Lascia che sia il medico a deciderlo. Quando ci andremo? Quando ci andremo? No, scusa, intendi venire con me? Ci puoi scommettere che vengo no, con no, non te. Se ne parla. Se ci vado tu non vieni con me. Non sono un bambino. Non c'è bisogno che mi porti dal medico non per mano. Non posso no, farlo anzi, da solo. Va bene. Vuoi andarci da solo? Sì, d'accordo. Voglio andarci ma da solo. Ma voglio sapere l'indirizzo e l'orario. Grazie. Perfetto, ma sta a sentire. Io voglio parlare col medico e se scopro che non ci vai, ti trascino per sì. I capelli, è chiaro? Sono contento che siamo d'accordo. Caffè, ancora con quelle lettere? Sì, ancora con queste lettere. Agustina no, non no. Ha sì, lo so che è stupido pensare ad Agustina. È stata qualcun'altra che con questo? Più esperienza, è chiaro. Ma Andrea. Ah, Andrea, ma con questo sì. È stata Andrea? Le hanno trovate dentro la scuola. Come secondo ha fatto me, Andrea a lasciarle ha escogitato qui? Un piano e ha trovato sicuramente un modo per farmi tu recapitare queste lettere, è va chiaro. Vai, stai Miki, le fatte portare da Miki. Miki! Guarda, guarda, Ciccia, guarda com'è a bocca. Che male. Senti, Miki, come state? Dici una cosa. Mi sento. Sì, amore mio. Per caso, in segreteria è passata una ragazza che non è della scuola. Sì? Sì, sì. Mi pare di averla vista. E? Sì, sì, è una che non sì. È di questa scuola, una ragazza. Uh-huh. E questa ragazza non ha finto di essere una dottoressa? Sì, insomma, un finto medico. Ah, non lo so, amore mio. Sai, non ci neanche parlato. Ah, se non ci ha parlato, come sai che non era... lo so, perché non indossava la divisa, è elementare, no? Ah. E quando avevo deciso di seguirla mi ha chiamato il preside. Perciò non ho potuto, tesorino. Perché? La conoscete, forse? No? No, no, per niente. Figurati, no. Figurati se la conosciamo. grazie, Miki. Ciao, grazie ancora, Hai visto? Era Andrea, la devo chiamare. Oh, papparapappa. Come mai hai quel cannone in testa? Scoppia la guerra stasera, ci sarebbe bene anche una rete, hai no? Finito di prendermi in giro? Scusa, ma guarda come ti sei combinata, Dai, scherzo! Tu scherzi, ma io devo andare alla stupida festa di mia sorella, piena di persone ancora più stupide e non mi va per niente. Indosserai quel bel vestito che ti ho regalato? Quello colorato? No, quello rosso, ti ricordi? Rosso, Feli. Ah, il vestito... No, non penso proprio. Immagina la faccia di mia madre se mi presento con quel vestito alla festa. Ah, e quindi? Quindi indosserò quello nero, così almeno passerò inosservata. No, lo sai che facciamo?
tu e io ci andiamo insieme a questa festa. Aspetta, ti spiego. Ti spiego quello che ho pensato. Io dovrei uscire con uno spasimante, ma posso rimandare a domani. Che tu ci creda o no, sono piena di spasimanti, ma voglio accompagnarti. No, adoro il catering delle feste, panini al tacchino, al salame, al maiale piccante. Spero che ci siano alla festa, eh? Io li adoro. No, senti, tu esci con quel tipo, io rubo qualche panino. Invece facciamo così. Io vado a casa un po' prima, mi preparo, mi faccio bellissima e passo a prenderti. Ci vediamo dopo. Fammi passare che devo correre a casa a restaurarmi per stasera. Ciao, bella! Finalmente, signorina Monica. Mi ha detto che andava in bagno ed è passato moltissimo tempo. Mi spieghi cosa ha fatto finora? Ecco. Vuole tutti i dettagli. No, non me li risparmi. Si sieda qui e non si muova per nessun motivo. Aspetta una chiamata molto importante. Stia accanto al telefono. Beh, mi dispiace, ma devo andarmene subito, sa? Come? Perciò mi faccia il favore di rispondere al telefono, perché anche lei ha due mani che il signore le ha regalato, preside. Un momento. Lei è la segretaria, cioè colei che risponde alle telefonate che poi le passa a me di là in ufficio, perché io sono il preside. Si decida allora, perché prima mi ha quasi staccato una mano per rispondere. A domani. Non mi tocchi. Senta, le ho già detto che non si deve muovere, signorina. Ma non ha ancora capito che me ne devo andare, che ho da fare e che ho un'emergenza, eh? Non si preoccupi, vada pure, signorina. Sì, dottore. Cioè, grazie, dottor Bustamante, molto gentile. Se sente squillare il telefono, basta sollevare la cornetta e dire pronto, tutto qui. No, sa, sto aspettando una telefonata del provveditorato per... No, non c'è bisogno d'uno. I miei uomini hanno già scoperto tutto su Andrade. Ah, sì? E che ha scoperto? È una rivista, è un ottorucolo da quattro soldi. E poi in questa busta ho tutte le informazioni su di lui. Sì, sì, in realtà si chiama Octavio. Ma davvero? Si chiama Martin. Oh, che catastrofe. Che cosa, scusi? Il fatto che lo stiamo smascherando? No, penso a come la prenderanno gli studenti del quarto anno. Li sono molto affezionati e sono ragazzi un po' particolari. Possiamo sempre minacciarli di far marcire per anni in prigione il loro caro professore. Sì, certo. Glielo diciamo adesso? No, preferisco aspettare fino a domani. Manca ancora tempo. Ah, giusto. Lei non deve capire niente, non capisco, Brunov. Lasci fare a me. Dove andrà adesso? È in sala da professori. Perché? Smettila con questi giri di parole. Che devi dirmi? Ecco, io so di essermi comportato molto male con te. E capisco che tu ce l'abbia con me. Lo capisco. Quello che non capisco è perché a Pablo hai dato una possibilità quando ti ha mentito proprio come non ho fatto io. Non gli ho dato nessuna possibilità. Cosa? È solo un membro della band. Quante volte dovrò spiegartelo? Perché mi guardi così? Ah no, non gli hai dato una possibilità. Certo che gliel'hai data, non menti. Cosa cerchi di dirmi? Che non è giusto. Marizza, scusami. Dimmi. Hai visto Sonia? No, perché? È a scuola. Non hai parlato con lei? Oh mia, ancora? Ti dispiace dirmi che sta succedendo, per favore? Non c'è niente di cui deve ringraziarmi, dottor Bustamante. Oh, Andrade, non faccia il modesto. So che si è occupato di mio figlio tante volte, in mille occasioni. Lei è un insegnante sempre attento, un insegnante che, è sempre allerta. Purtroppo io sono stato talmente occupato con il mio lavoro, talmente concentrato, che l'ho trascurato per un po', lo so, sì. Capisco che lei è molto preso dalle sue preoccupazioni, sicuramente, ma sa, deve prestare ancora più attenzione a suo figlio. Pablo è un bravo ragazzo, molto intelligente. Deve passare più tempo con lui, dottor Bustamante. Mi dia retta, va bene? Sì, molto, mi dia retta. Certo. Lo so. Sì, per favore. Scusa, la ringrazio tanto. Ciao, Pablo. Mi hai chiamato per il cellulare, grazie, è bellissimo, non me l'aspettavo. No, ti ho chiamato perché mi piacerebbe invitarti a cena fuori stasera e portarti a... Davvero? Sì. Non posso, devo fare un lavoro con Consuelo e sarò stanco morto stasera. Oh, che peccato, dato che stavo parlando col professore ho pensato di cenare tutti e tre insieme. In fondo Andrade è un amico, con, no? Sul serio? Con Octavio? Certo, volentieri, posso finire prima il lavoro e andiamo a cena. Io non so se è libero, magari deve preparare la lezione di domani, non lo so, mi dica lei. Io non so che cosa dire, mi coglie di sorpresa. No, dai. E tra l'altro è vero che devo tanto qualcosa dovrei mangiare, no? Dai, possiamo cercare insistere, di non fare Pablo, troppo come tardi. Sei un insegnante responsabile, se deve preparare la lezione. Lo so, ma vorrei che venissi, dai, Octavio. D'accordo, va bene, mi avete convinto. Andiamo a cena fuori, sì, mi avete convinto. Dimmi, com'è andata con Mia? Non poteva andare peggio, non sopporta l'idea che stiamo insieme. Non capisco, questa ragazza mi sta facendo impazzire. Con Maritza ci hai parlato? No, non ci ho ancora parlato. Vuoi che le parliamo insieme? Nessun problema, Franco. Davvero? No, sai, conoscendo Maritza so che non ama le esibizioni in pubblico. No, è meglio che le parli da sola, credimi. D'accordo, ma sta tranquilla, andrà tutto bene. Adesso vado a cercarla e le parlo. Va bene, non voglio più nasconderle niente. Fai un bel respiro e non ti preoccupare. Meno male che sono ancora qui. Non capisco, mi hai trascinata qui per farmi vedere mia madre che prende un caffè. Beh, con ciao, tesoro. Sì, ciao. Perché non le dici la grande novità? Mia. Che c'è? Tesoro mio, ascolta. Niente, Mia fa la... Sentite, ragazze, per favore. Che sono tu e Sonia siete fidanzati e che state per sposarvi.
Questa ragazza deve aver bevuto, dice un sacco di stupidaggini. No, non ha bevuto e non dice stupidaggini. È la verità. Este calma cuando esté.